Ciao a tutti, guardate, tu guardavi di là. No, guardavo quanti pennelli hai, sei pieno di pennelli. Da lavare, dopo che vergogna. Dopo ne porto via qualcuno, perché non si sa mai, perché alcuni mi servono per il beauty, ma altri mi posso servire anche per un muro. Per dipingere. Per dipingere. Sono super emozionata perché oggi sul mio canale, come vedete, c'è Diego Dalla Palma. E io penso neanche, non so, in un milione di anni avrei potuto pensare di avere Diego Dalla Palma in camera mia. Cioè. È camera mia. Io faccio il studio. A un certo punto io ho chiesto a gente, ho detto mi ospita qualcuno. Ho bisogno di una camera. Noi ci siamo conosciuti a un evento e praticamente è nata questa simpatia. Io sono un'ammiratrice di Diego e lui non mi conosceva, però poi hai visto anche i miei video dopo che mi hai conosciuto, sì, vero? Ti ho voluto conoscere con piacere e ti sostengo e spero anche che in questi nostri incontri emerga sempre la tua freschezza, la tua persona. Hai una cosa che ci accomuna, col tempo coltivala, è una chicca che ti do. Ah, sì, aiuto. L'umiltà. Grazie. Ecco, che altre persone non hanno. Grazie. E tu ce l'hai, e quindi ho colto questo ed è per questo che adesso. Grazie mille, posso dire la stessa cosa? Mi farò ospitare nella mia cameretta. E una delle doti per piacere nel tempo è essere consapevoli delle proprie forze, di quello che si può dare e di quello che non si può. Quindi questo è di fondamentale importanza, ma anche davanti allo specchio è così. Io adesso sono un po' preoccupata perché è un po' scollato, di solito non sono così scollata nei video, però siccome non l'avevo mai messo, non avevo previsto questa cosa, però che dici? Troppo? No, non è troppo. Tanto non tengo queste forze. E poi tu lo porti, questa è un'altra regola secondo me interessante, quando si fa un po' vedere il seno, e nel tuo caso è un bel seno, avere quasi una leggera forma di pudore, di quasi di timidezza, di disagio, questo rende tutto molto più sensuale. E i nostri, quelli che noi consideriamo a volte difetti, sono la nostra forza perché ci rendono memorabili e ci facciamo ricordare attraverso le nostre caratteristiche. Io avevo i denti in fuori, ecco, avevo questi due denti in fuori, poi una persona invidiosa, un coetaneo invidioso, imbecille, mi aveva convinto che questi due dentarelli che si accavallavano fossero brutti, non è giusto con la tua immagine, allora facevo il costumista in televisione. E ha fatto in modo che mi togliessero i due. Ah, sì? Poi ho avuto un'infezione, quindi è stato un calvario, adesso ho risultato. Ma io avevo i dentarelli in fuori, che ti assicuro che erano molto 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 sensuali. Certo, come Freddie Mercury. Ah, sì, ecco. Certo, vedi. Sì, era la sua caratteristica. Vedi. E beh, sono sempre tutti uguali, no? Certo, perché basta la personalità, basta l'intelligenza, sì, basta tutto per far diventare straordinarie delle persone. Sì, esatto, è tutto in relazione all'intelligenza del soggetto. Ah. Ti ricordi questo detto la prima volta che ti ho visto? No, hai la glicerina negli occhi. Tu. La glicerina. No, l'avevi detto a lui forse. No, mi ricordo. Bello! Perché hai la lucetta della. Sono viva? No, hai la lucetta negli occhi della persona che chiede amore. Che bello! Grazie. È vero, però, sì, io sono molto. Cioè, voglio che tutti stiano bene intorno a me. E farmi amare, per quello ho aperto un canale YouTube, così mi amano le persone. Ah sì? No, immagino, sto riflettendo su quello che hai detto. Però sì, tipo a scuola ero sempre la più brava della classe perché volevo che i professori mi amassero, quello sì. Sempre facevo uno sport, la più brava di quello sport. Cioè voglio sempre, non perché voglio primeggiare veramente, è perché voglio essere apprezzata dai miei. Da chi mi segue. Tu che hai l'ossessione, ma l'attenzione particolare sul numero 10, perché dici, mi hai detto una volta, il numero 10 ricorre sotto alcune cose legate ai consigli, agli appuntamenti, a tutto. Pensa alla bella cosa che hai detto adesso, quando hai detto io a scuola volevo essere la migliore per essere considerata e amata dai miei professori. E guarda che la regola che coinvolge tutti noi. Tutti noi, quando amiamo una persona, mettiamo in moto questo processo. La bellezza parte da questo. Perché tu vuoi essere bella per essere amata. Uno vuole essere bello per essere amato.
Se volete più puntate, mi raccomando, fatecelo sapere nei commenti e con un like, così... Anche perché la cameretta la affitta ogni mese, quindi io ho la possibilità ospiti, adesso di stare un mese. Dopodiché ho un altro vecchietto che è ospite, che lei porta qui sempre un vecchietto a casa sua. Dalla stazione centrale. Così è vicino. E l'ospita. Comunque io volevo chiederti delle cose anche sul mio look di oggi. Allora, innanzitutto tu una cosa che mi hai detto quando ci siamo conosciuti è che non ti piaccio tanto coi capelli sciolti, preferisci i legati. No, io amo le persone con i capelli sciolti, ma attenzione, non prediligo le persone con i capelli sciolti, sono due cose diverse. Ok, capelli. Ma io ti avevo già detto, aspetta un attimo, io ti avevo già detto che una riga e mezzo secondo me era molto bella, sì, perché la riga e mezzo ti dava, scusa un attimo, aspetta un secondo che tanto. Abbiamo la riga in mezzo, ti dà, a parte che ha delle orecchie bellissime, quindi non me l'ha mai detto, cosa, sì, molto belle. Grazie. Molto belle. La riga in mezzo ti dà una, sicuramente una compostezza e un carattere più rigoroso. Okay, per abbinare. Io guardo l'insieme. In questo momento so che una nota di color violetto alle sue labbra ci potrebbe stare. Secondo me ci potrebbe stare. Va bene, cerco un violetto allora. Che dici? In base alle tue indicazioni? Perfetto. Sì, ci sta? Sì, perfetto. Sì, sì. Dovrei metterci... Ah, vedi, è vero che è perfetto. Grazie. Quindi tante ragazze che sono... Mettine un po' sul dorso della mano. Ah! Questo non me l'aspettavo. Quindi i rossetti anche come ombretti si possono usare. Guarda, bello. Wow, è vero! Almeno riprende... Mettitelo tu di là. Ok. Io come blush delle volte uso il rossetto. Io volevo che tu vedessi come ti sta bene l'insieme, come armonizzante, sì, questo che colore. In realtà io non uso mai, cioè non lo uso in questo colore fucsia quasi mai. Vedi? Ma non sei la prima persona che mi dice che mi sta bene, quindi ascolterò il consiglio. Che bella chicca che ci hai dato. Eh? Hai visto? Sì. Quindi uno anche se mette il rossetto tipo blu, può usarlo anche sugli occhi. Sì, sì, volendo, certo. Perché alla fine è molto di meno. Ma può anche, tieni presente che sono belli anche gli abbinamenti delle tonalità a complementari. Per esempio il complementare del verde e l'arancio, quindi un po' di verde sull'occhio. Il complementare del verde e il rosso, scusa. Sì. Quindi il verde qua, sì, e il rosso sulle labbra, il complementare del viola e il giallo. Okay. Quindi il violetto qua e un po' di giallo sull'occhio, soprattutto tutti per le brune. Complementari. E l'altro complementare è l'arancio e il l'arancio e il. Allora l'arancio e il blu. Esatto. Okay. Uno degli ombretti più straordinari in relazione all'occhio azzurro tendenzialmente è quello caldo, è quello sul mattone, quello sul bronzo, quello sul rame. Gli aranciati anche. Sì, però bisogna sempre ricordare che gli occhi vanno contornati, perché se no di scuro. Bravo. Quindi l'occhio chiaro va delineato un pochino per dare forza, certo, allo sguardo. E poi mettere eventualmente un ombretto chiaro. Ok. È ovvio che poi succede che troviamo un imbecille di fronte. Spesso che ci dice, ah, ma sei truccato, tu devi giustificarti con l'imbecille. E lì sta l'errore, sei donna. Quando hai messo in moto il parere facile dell'altro, la burla dell'altro o il condizionamento di chi ti sta guardando, vabbè. Io ho tanti anni alle spalle, qualche volta mi sono lasciato condizionare, ora non ci penso neanche, la vita è troppo breve e il tempo che passa è troppo spietato e crudele, quindi bisogna essere se stessi, cercando però, attenzione, di usare il buon senso, il cervello, la personalità, l'intelligenza e poi sai qual è? È proprio il tuo modo di essere vera. Non era, io all'inizio quando ho aperto il canale avevo molte più insicurezze, non parlavo mai in camera diretta e non mi mostravo quasi mai struccata completamente. Poi devo dire la verità, man mano che il mio canale è cresciuto, che mi ha dato molta sicurezza in me stessa avere un canale YouTube, perché comunque hai il consenso di tantissime persone, è brutto da dire perché dovresti trovartelo da sola, però alla fine il fatto di... Ma te lo sei trovata da sola? È un sistema onesto per trovartelo? Non è che tu hai usato... E ora stai per esempio sottolineando
il fatto che non ti saresti fatta vedere prima senza no. trucco. Quindi questa diventa una forza. Ma la tua forza sta, ricordatelo, la forza vostra e la forza tua sta nel fatto di essere sempre, e ripeto col buon senso, se stessi. Se una mattina ti alzi e hai un herpes, qual è per esempio un accorgimento perché l'herpes non si veda? Magari fare un trucco occhi più bello. Un trucco occhi più importante, sì. Le labbra colorate. Ci sono, bisogna sempre distogliere l'attenzione, ma soprattutto ricordati una cosa, Diana. Ricordati questo che è importante, non dare importanza a una sciocchezza. Vero, l'ho imparato, non l'ho ancora imparato. Questo è di basilare importanza. Se tu racconti a chi ti sta guardando, e sono tanti, che sei arrivata in casa ma hai avuto una discussione accanita sì. con una persona, di fronte a chi ti sta guardando sei fragile a raccontare di questo. Mm. Tu racconta, ho avuto una discussione, ma me la sono cavata benissimo e adesso parliamo d'altro. Ah, sì. Io non sarei venuto qui a incontrarti se non avessi avuto la sensazione che tu hai buon senso. Grazie. Tu hai una parte di te che segue la strada del buon senso, ma l'hai espresso finora anche scegliendo il compagno che hai. Non per merito di Fabio. No, merito di entrambi, perché lui ti sta seguendo con buon senso, mm-hmm. perché nessuno dei due ha messo in moto quel meccanismo che io detesto, quello del pensare appena si prende un po' di volo, che... Ah, certo, di montarsi la testa. È proprio allora che devi stare a volare basso. È vero. Evitare tutto quello che sotto può essere il pericolo. Piano piano, lentamente librarsi in alto, senza cercare a tutti i costi i consensi facili. I consensi facili portano inevitabilmente all'oblio. Questo ricordatelo tu. E voi. E anche voi a casa, perché serve. Quando uno si circonda di persone negative, non sa se perché ti stai circondando, perché già tu sei una persona negativa che le attrae, o perché, nel senso... È una bellissima domanda, vedi che è proprio intelligente. È una bellissima domanda. Ci sono persone, ha ragione lui, che attraggono la negatività e vengono attratte dalla negatività. Molte donne sono brutte non perché hanno il prodotto sbagliato. Ma il compagno sbagliato. Nel compagno o la compagna. Certo. O la compagna, la persona accanto sbagliato. Ah, sì? La persona che ti spegne l'autostima, la persona... A volte può essere anche un genitore, sia ben chiaro. L'amica, la sorella. Uno che ti è accanto, datore di lavoro, ecco, mai farsi spegnere l'energia. Se insomma vi piace questa coppietta, potremmo fare anche altri video più anche specifici su delle tematiche particolari, magari. Ci sono quelle persone che vedi che non hanno luce in generale, no? Quasi sempre stanno insieme a un imbecille. Ah, è colpa... sì? Sì, fai caso, Adriana. Lì a volte ci sono delle persone generose, straordinarie, che mettono in moto tutto il loro processo di elargizione, di positività, mm-hmm. di gioia di vivere e tutto, e dall'altra parte trovano la porta chiusa. Anche quel tipo di persone vanno evitate. La negatività fine a se stessa, continuando a dire e a lagnarsi, va abbandonata subito. Vanno abbandonate le persone lagnose, perché se sono lagnose, così rimango, non c'è niente da fare. Visto che ci seguono principalmente donne sul mio canale, e secondo te chi è proprio un'icona di bellezza maschile, un po' beauty guru che c'è al giorno d'oggi? Allora, i beauty guru si devono mettere in testa, e glielo dice un nonno, quindi che non ha nulla da insegnare a nessuno, sia ben chiaro. Mettere in testa, quando diventano fenomeni per quanto concerne il beauty, di guardarsi anche con un pizzico di ironia, certo. allo specchio, e di dire: sono un fenomeno in questo momento. Ma porsi una domanda molto significativa e molto intelligente: domani lo sarò ancora? Sì. Domanda molto importante da farsi sempre. Fra invece le persone che mi affascinano, fra i giovani okay. che in questo momento sperimentano su loro stesse un'immagine maschile diversa, ecco, il cantante di Maneskin, Damiano. Sì, bello, sì. Bel ragazzo. Sì, ma ha saputo rendersi particolare sì. nella sua particolarità. Sì, lui usa effettivamente molta matita nera. Certo, e riuscire ad usare con intelligenza la particolarità
qualità, essendo particolari, sì. Sì, sì. È un segnale di genialità. Allora Diego, potremmo stare qua a parlare veramente tutto il giorno, però sappiamo che YouTube ha anche un tempo abbastanza limitato, quindi direi che sicuramente le mie follower hanno tantissime... Mi dispiace averti fatto crollare l'ascolto, perché vedrai. Ma che... cosa? No. Vedrai che adesso... No, no, sono sicura che saranno tutte felicissime, perché cioè non è... scontato avere dei consigli così preziosi. Mi saluti la tua mamma? Certo, sarà felicissima. Come si chiama la tua mamma? Pina. Pina! Ciao Pina, grazie. Sarà mi ha detto felice. Adriana che hai detto delle cose carine di me. Sì, sì. E quindi io ti ringrazio tanto. Sei proprio un bel uomo in realtà. E sono un bel uomo, ecco. Questa è la tua mamma, ha problemi di vista immagino. No, no, no. E probabilmente non è più così lucida. Pina, non dica più cose così, che non va bene. Ecco. Comunque, insomma, sì, conservo okay. energia. Sì. No, ma io veramente, raramente degli uomini belli così, eh. Sei pazza. No, veramente. Fabio è completamente pazza, forse per quello che mi piace. Ecco, stammi a sentire. Va bene. E ricordati una cosa. E questo anche in questo momento ti stanno vedendo le tue fans, ti sta vedendo probabilmente anche la tua mamma, Pina, ti mando un bacino. Conserva sempre e sviluppala e condiscila tutti sì. i giorni con condimenti sì. diversi, un po' di pazzia, di follia. Mi stai dando proprio il là per impazzire completamente. Questo è basico, ricordatelo, per saper vivere. Per affrontare la vita in qualsiasi momento della vita, in qualsiasi età, in qualsiasi stagione della vita, dammi retta. Va bene, lo conservo, un po' di pazzia sempre. Quindi direi di lasciare nei commenti tutte le domande che volete fare a Diego, così magari in un prossimo video potrà rispondere ai vostri dubbi su tutto, perché alla fine non solo domande sul make-up, ma anche sulla vita, su... è onnisciente. Non so se poi sarò in grado di dare delle indicazioni. Vabbè, indicazioni! Non lezioni, no, perché Diego. Tutte le volte che partecipo a un convegno dico sempre non vi aspettate da me insegnamenti. E dobbiamo sempre pensare che quello che sappiamo, in fin dei conti, se ci pensate bene, è poca cosa. Ciao! Ciao! Grazie! Ciao! Grazie mille!